Silvia Piccinini è cittadina in regione per il Movimento 5 Stelle. Fin dall'inizio ha seguito il caso della discarica ex Razzaboni. Silvia, la discarica si può dire bonificata oppure no? La discarica non si può dire assolutamente bonificata, né il primo stralcio di intervento, nemmeno il secondo. Di recente la notizia, noi l'abbiamo appreso dai verbali di ARPA, che hanno ritrovato una nuova sostanza altamente tossica dichiarata cancerogena, che è il PCB, il policlorobifenile, e quindi dovranno fare ulteriori controlli e sicuramente per quella parte la bonifica non è ancora conclusa, ma ricordo sempre che rimane ancora in essere l'area della Mise, ovvero un cumulo di 10.500 metri cubi di fanghi industriali che sono ancora lì intoccati dal 2007 e nessuno sa che cosa c'è sotto quel cumulo di rifiuti, quindi siamo solamente all'inizio della bonifica, che ovviamente non è ancora stata completata, la situazione è sempre più grave, insomma. L'area Mise è ancora di proprietà di Luca Razzaboni. Abbiamo visto dai filmati precedenti che il telone è stato cambiato un mese fa perché era malmesso, quindi è presumibile che sia filtrato in falda dell'inquinante e quindi è presumibile anche che ci sia un persistente danno ambientale. Luca Razzaboni, ci chiediamo noi cittadini, pagherà mai per tutto questo? È possibile una rivalsa nei suoi confronti? Sì. Aggiungo solo una cosa, visto che dicevi proprio della Mise, solo un dettaglio. ARPA già nel 2007, quando decisero di coprire questo cumulo di rifiuti, disse che la soluzione del telo era una soluzione provvisoria proprio perché nessuno poteva garantire il non passaggio degli inquinanti sotto al sottosuolo. Quindi già ARPA lo disse all'epoca, che quella non era una soluzione definitiva, eppure sono ancora lì dal 2007. Io ti dico, per quanto riguarda le responsabilità, spero che Regione, Comune, insomma in collaborazione tutti gli enti possano venirne fuori da questa situazione, perché alla fin fine chi paga sono sempre i cittadini, quindi spero che mettano in atto tutte le azioni possibili per poter risolvere una situazione che va a scapito sia finanziariamente, perché le multe le paghiamo noi, sia a livello di salute dei cittadini. Il presidente Stefano Bonaccini, presidente della Regione, ha già detto che non pagherà un euro della multa comminata dall'Europa alla ex Razzaboni e quindi dovrà ricadere sul comune. Le sembra logica questa posizione? No, non è assolutamente logica, c'è un continuo rimpallo di responsabilità. Noi pagheremo la bonifica, pagheremo le multe, non solo, la Regione ha fatto anche di peggio, perché si sta rimandando indietro praticamente ogni atto di rivalsa del Ministero, perché diciamo anche che il Ministero ha già anticipato i soldi della multa. E si sta rivalendo davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo appunto che la Regione non ha alcuna responsabilità. In realtà non è così, il testo unico ambientale parla chiaro, la Regione deve intervenire secondo l'ordine delle priorità nel piano delle bonifiche. Peccato però che la Regione questo piano delle bonifiche non ce l'abbia. L'ultimo esemplare risale agli anni al 2009, se non erro, e noi lo stiamo chiedendo con insistenza, stiamo chiedendo un'anagrafe dei siti inquinati in tutta la Regione. Vogliamo che la Regione abbia coscienza delle situazioni gravi che ci sono nella nostra Regione e poter intervenire secondo un ordine di priorità, quindi secondo un piano e una programmazione ben specifica. Noi anche questo lo chiederemo, è un anno che lo stiamo chiedendo e continueremo a insistere perché la Regione si attivi in tutti i modi possibili in un ambito, quello ambientale, che sembra semplicemente un orpello che non è inutile e sul quale non vogliono assolutamente investire. I cittadini possono dirsi tutelati, sono al sicuro, soprattutto quelli che vivono in queste zone e soprattutto quelli che stanno coltivando queste zone, quindi procurando grano, mais, quant'altro che andrà nella grande distribuzione? Io credo che non si possa dire che i cittadini siano tutelati, anche perché l'Unione Europea parla chiaro. Questa discarica non riceverà più multe nel momento in cui non costituirà più un pericolo per la salute dei cittadini. In questo momento le multe ci dicono che ancora questa discarica lo sta costituendo appunto un pericolo. Quindi fin tanto che non verrà fatta una bonifica seria e definitiva che comprenda l'area 1 e l'area 2, credo che in ogni caso la salute dei cittadini sarà sempre a rischio.